Siete scordati, poverino. L'ultimo saranno i primi. Ma si sente? Sì, sì. È stato fatto apposta per la pausa. Buonasera, il presidente Giannone, lo ricordo, che è specialista di Garibaldi, della demistificazione a cui si sta insomma lavorando, perché chiaramente Garibaldi avrà senza dubbio avuto tanti meriti, eccetera, eccetera, sul piano militare, però, ci sono tanti e tanti, però che il presidente Giannone si è incaricato di evidenziare. Intanto grazie agli organizzatori per avermi invitato, naturalmente Claudio è eccessivamente buono, come molto più di questo, insomma io metto i miei titoli, però non arrivano a certi livelli. In ogni caso, veniamo a parlare del significato in termini di successione proprio delle, diciamo pure la parola, di filosofia della storia, che può avere il 1799. In che senso? Perché è una data di particolare importanza, che addirittura viene assunta a simbolo, a spartiacque, no? E dall'altra parte cerchiamo di vedere chi era il cardinale Ruffo. L'ottimo Fernando Riccardi, che ha curato questo volume di Petronasi, si incaricherà invece di proporre degli aspetti della spedizione militare guidata dal cardinale Ruffo proprio nel 1799. Quindi torniamo ai nostri primi due interessi. Uno, perché il 1799 assume un valore proprio di spartiacque, non soltanto per la storia meridionale, quindi per la storia del regno di Napoli e dall'altra parte di Sicilia, che erano ancora divisi, ma uniti dalla stessa persona ovviamente, Ferdinando IV di Napoli, III di Sicilia. E, importante, dicevo, non soltanto per il meridione d'Italia, ma è importante addirittura per l'intera Europa. E dico subito che, ecco, ne faceva accenno prima Claudio, che come noi abbiamo patito e stiamo patendo, anzi addirittura adesso sta ritornando con forza la questione meridionale sul piano economico, sul piano, voglio dire, del benessere e così via, insomma ci sono tantissimi indicatori che potrei citare in questo momento, a partire da quelli sanitari, da quelli di tipo sanitario. Ma allo stesso modo abbiamo patito e patiamo una questione meridionale in termini culturali. Vale per la storia dell'arte, vale per la storia civile in genere, tranne alcune vette che sono state adottate da altri. Per il resto noi abbiamo delle persone che di eccesso valore ai loro tempi, che sono state sistematicamente dimenticate. A due passi da qui, e nonostante pure l'addetto alla Chiesa, mi riferisco alla Chiesa di San Paolo, c'è la tomba di Nicola Ferro, il grande matematico che veniva citato da Claudio Saltarelli, e quando si va là e si chiede informazioni in proposito, non si sa soltanto dove è la tomba di San Gargano, chiaramente, no, che è giù, e non si sa neanche indicare al visitatore la tomba di Nicola Fergola, uno dei personaggi, come dire, simbolo della cultura napoletana a cavallo tra 7 e 800. Lo stesso si potrebbe dire di tanti altri. Quindi c'è un problema culturale. Il 1799 perché data di scrine? Perché? Perché in questa data si mettono a confronto da una parte coloro i quali volevano abbattere ogni tradizione, e il confronto appare immediatamente, si brucia tutto nell'arco di pochi mesi, da una parte coloro che volevano abbattere ogni tradizione e dall'altra parte coloro i quali, legati alla tradizione, ma attenzione, così le due problematiche si legano,
il cardinale Ruffo, che si schiera e diventa l'anima della rivoluzione, della rivolta sanfedista, quindi ispirata alla Santa Fede, il cardinale Ruffo non era per niente un passivo conservatore, anzi, nel suo servizio presso il Romano Pontefice, era il tesoriere, che era una carta molto complessa perché veniva a comprendere compiti di politica interna, ovviamente di politica economica, compiti di addirittura di sicurezza, eccetera. Quindi è una carica estremamente importante che aveva detenuto presso lo Stato della Chiesa, quindi presso il Romano Pontefice. Ebbene, il cardinale Ruffo si era dato da fare per rinnovare la società dello Stato, la vita sociale, economica dello Stato della Chiesa. Non era affatto un inerte conservatore, non lo era affatto, perché il 1700, come dire, vede sorgere l'esigenza di ammodernamenti, e su questo non ci sono dubbi, perché le strutture di derivazione feudale, quelle forme corporative che esistevano, qualche strascico c'è ancora oggi ed è peggiorativo, corporative che esistevano avevano bisogno, come dire, di svecchiamento, perché ovviamente erano diventate sede di privilegi piuttosto che sede di propulsione civile, di propulsione economica e quindi di slancio, di sviluppo. Il buon Ruffo, nella sua attività presso il pontefice Pio VI, si dà da fare per cercare di modernizzare lo Stato della Chiesa, ma incontro a molti problemi, a tantissimi problemi, perché c'erano i conservatori che trovavano conveniente conservare, no? E non volevano rinnovamenti di alcun tipo. Però quando poi si trasferirà nel suo regno, perché il cardinale Ruffo appartiene ai Ruffo di Calabria, il ramo dei Ruffo di Bagnano, no? Il cardinale Ruffo ritorna nel suo regno, servirà il sovrano come intendente responsabile della colonia di San Leucio e così via, e lo farà sempre nello spirito di un rinnovamento, di un ammodernamento. Ma il punto è questo: per ammodernare non c'è bisogno di abbattere i capisaldi della nostra civiltà tradizionale, che è civiltà innanzitutto cristiana, e non se la chiamava nessuno, ma insomma è civiltà cristiana e cattolica. Quindi per un fatto proprio storico, da un fatto, non è necessario abbattere tutto questo. Laddove invece noi in Francia che cosa avevamo visto dall'89 in avanti? La storiella che di solito si racconta: grassi ecclesiastici e grassi nobili che cercano di contrastare il terzo stato, no, il popolo, che poi tra l'altro bisogna vedere se era veramente il popolo minuto o il popolo invece delle professioni, forse più grasso dei primi due. Perché poi nell'immaginario comune c'è una lettura delle cose in termini di classe piuttosto che in termini di stati, no? Faceva parte dello stato degli ecclesiastici anche l'ecclesiastico di paese, che naturalmente viveva modestamente, voglio dire, no? Non era necessario essere il ricco cardinale per far parte dello stato degli ecclesiastici, così dicasi lo stesso per i nobili, sono concetti molto diversi. Invece la lettura economicistica che si dà è questa qui: grassi nobili, grassi ecclesiastici coalizzati contro, no, coloro i quali apportavano la civiltà, eccetera, eccetera. Apportatori di scienze, apportatori di lumi, no? Perché l'illuminista è questo qui, chiaramente. L'illuminista è colui il quale ritiene di portare la luce laddove c'è la tenebra della superstizione. La storia regge molto, molto parzialmente.
perché se si vanno a vedere tutte le votazioni, no, si vede che la cosa era molto più complicata, ma non è questo il punto. Il punto è che nell'arco di pochi anni ci sono delle decisioni che mostrano con chiarezza laddove si voleva arrivare, cioè mostrano con chiarezza che si voleva arrivare all'abbattimento di ogni residuo della civiltà cristiana. Io vi ricordo che ancora pochi anni fa, quando il compianto pontefice Giovanni Paolo II implorava di inserire in quella specie di Costituzione europea un richiamo alle radici cristiane, non semplicemente cattoliche, proprio perché si voleva abbracciare ampiamente l'intera Europa, l'Europa ortodossa, l'altro grande polmone, l'Europa protestante, eccetera, proprio dalla Francia di Chirac, è venuta una delle opposizioni più dure e difatti quella richiesta del Romano Pontefice non fu accolta. No? Ebbene, 2 secoli prima, quindi parliamo della tempesta rivoluzionaria, la Francia che cosa fa? La Francia comincia a emanare dei provvedimenti non già di ordinaria confisca, ecco, i sovrani di Borbone ci hanno lasciato fino al 92, c'era ancora, poi a gennaio 93 viene decapitato il sovrano Luigi XVI. Ci hanno lasciato una situazione economica terribile, non abbiamo soldi, che dobbiamo fare? Li prendiamo confiscando la Chiesa. Fino a questo punto si potrebbe anche sopportare la cosa. La Chiesa, d'altra parte, di confische di questo genere ne conosce tantissimo. Il problema però è un altro, è che si va ben oltre la confisca, si va ben oltre, si va a toccare la natura stessa del clero, lo si trasforma in un clero dipendente dallo Stato, si cerca di spezzare il legame che il clero ha con il Santo Padre a Roma, si cerca di sconvolgere a vis, quindi dalle fondamenta, ecco, l'intero assetto della vita cristiana. E man mano che passa il tempo, ma quando dico passa il tempo parliamo di pochissimi anni, si fanno altre costituzioni e si fanno e si adottano dei provvedimenti che, voglio dire, che c'entrano con la natura economica, non c'entrano più niente, no? Del tipo si cambia, ecco, dies dominica, no? Noi festeggiamo la domenica perché è il giorno del Signore, ovviamente. E anche oggi, voglio dire, in tempi così secolarizzati, come dire, non ci permettiamo di dire che ogni 7 giorni come dire, riconoscere un giorno di festa. Magari lo festeggiamo male, però almeno lasciamo ogni 7 giorni. Allora si introducono le feste dei Catari, si cancellano i nomi tradizionali, si crea un nuovo inizio della storia. La nostra era comincia dall'anno 1, perché lo 0 non esisteva chiaramente, comincia dall'anno 1, cioè che è l'anno secondo quella cronologia di Dionigi il Piccolo, errata o corretta che fosse, insomma, qui non siamo in un convegno di specialisti che si debbano decidere cose di questo genere, errata o corretta che fosse, ma è la data di nascita di nostro Signore, anno 1. Invece a un certo punto si sceglie un nuovo inizio della storia. E sul piano concreto, che cosa succede? Ecco, siamo già nel 93, l'egide di Vandea, no? Bretagna, Napoleone, c'è quel signore, no, che diventerà il più grande genio della storia, Napoleone, che si mette in luce proprio con un eccidio di quelli che. Allora, quando in tutta Europa si portano avanti le armate francesi, che dopo gli scacchi iniziali capovolgono la situazione, che cosa succede? Succede che dappertutto si segue una politica più o meno simile, a seconda delle linee prevalenti. Nel sud d'Italia, che cosa accade? Siamo nel gennaio del 99, arriva un signore francese, Championnet, a capo di un esercito, quindi non a capo di un manipolo di francescani, ma a capo di un esercito, il quale ci dice: siete liberi finalmente. Quindi un francese che viene da noi e ci viene a dire: siete liberi finalmente. E comincia una politica, come dire, di capovolgimento delle nostre istituzioni tradizionali. Allora è chiaro che il
1799 diventa una data simbolo e quindi diventa una data e uno spartiacque nella storia proprio europea, perché questo è uno dei punti, è uno dei luoghi in cui con maggiore evidenza si è creato, come dire, il contrasto. Addirittura questo contrasto ha coinvolto le scienze, ha coinvolto l'arte, ha coinvolto la cultura, ha coinvolto, ecco, gli esponenti della geometria sintetica che si schierano normalmente per il sovrano e gli esponenti della geometria analitica che si schierano normalmente invece per la Repubblica. Non andiamo a guardare, voglio dire, il senso di fedeltà di certe persone o di riconoscenza, per esempio di Eleonora Fonseca Pimentel, no? Che fu largamente favorita dalla corte. Quindi senso di riconoscenza è chiaro, noi tutte queste cose non le guardiamo, però il fatto rimane. Quello su cui io volevo insistere è questo: quando il cardinale Ruffo si muove, il sovrano per la verità non ci fa una bella figura in tutto questo, diciamocelo bello chiaro, fin dall'inizio non ce la fa una gran bella figura, perché abbandona la città. Pignatelli, altra bella figura, voglio dire, perché rimane per un po', ma poi se ne va immediatamente. Allora, l'eroe della discorsa è lui, è Fabrizio Ruffo, colui il quale dicevano, con qualche ragione, no? Con qualche ragione, non era un prete, no? Perché viene fatto cardinale a un certo punto, ma era soltanto diavolo. Dicevano un licenzioso, un seguace dei liberali, un seguace di qua, un seguace di là. In realtà era soltanto un moderato, uno che si rendeva conto della necessità di ammodernare le strutture pubbliche. Ebbene, è lui che sposa la causa della reazione che il sovrano era stato incapace di gestire. Quindi, su questo vorrei insistere, essere reazionario non significa necessariamente essere un passivo conservatore. Il problema è mantenere i principi, ecco, e camminare. Sant'Agostino ha una roccia che cammina, no? Si riferiva al deposito di fede, ma questo va bene in genere per ogni cammino pubblico. L'importante è camminare avendo presenti i riferimenti tradizionali, perché è chiaro che solo in questa maniera il cammino può essere fruttuoso. Il cardinale Ruffo compirà questa impresa strabiliante. C'è chi dice che parte con 5 persone, c'è chi dice che parte con 7, lo stesso Pietro Masi è in dubbio su questo, ma una cosa è certa, è lui il protagonista di questo evento, di questa vicenda per meglio dire, la quale ha interessato fin da subito la riflessione filosofico-storica, quindi anche filosofica, di chi ha voluto cogliere in quella vicenda rivoluzionaria la volontà di distruggere innanzitutto che cosa? I rivoluzionari francesi non erano interessati a distruggere innanzitutto lo Stato, i nobili. I rivoluzionari francesi, e qui ci sono delle pezze d'appoggio fondamentali, perché basta vedere le statistiche dei morti, no? Cosa che di solito non si fa, erano interessati a distruggere innanzitutto quello che restava della Santa Romana Chiesa, e tant'è vero che il maggior numero di morti in proporzione ovviamente ce l'ha proprio la Chiesa Cattolica in Francia. Un discorso analogo vogliono fare qui, e di qui per esempio la visione di Colangelo, che diventerà ministro dell'istruzione, per usare una dizione attuale, in realtà era presidente della giunta d'istruzione, insomma, ma qualcosa di analogo. Concludo soltanto, un attimo solo, e Colangelo che cosa dice? Colangelo dice, attenzione, era in corso una congiura, ecco, quando si parla di congiura, si parla di complotto, spesse volte si dice,
sfide. In realtà, se si vanno a guardare tanti dettagli, no? E allora poi ritornano certe cose. E difatti negli ultimi decenni si è approfondito molto il ruolo degli illuminati di Baviera, si è approfondito molto il ruolo dei giansenisti che erano stati già condannati in precedenza. Ecco, allora il tema della congiura, Fabrizio reagisce a questa congiura. Quindi non è la questione di essere passivi conservatori, la questione è tenersi fedeli ai principi e sulla base di quella fedeltà procedere all'ammodernamento. Quello che intendeva fare proprio il cardinale Ruffo. Ecco, grazie e perdonatemi.